Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Misano con una gara di rally, una special stage, quindi iniziamo immediatamente. Ed eccoci qua subito sul tracciato, senza prove di qualifica, prove di qualsiasi genere, ragazzi. Vediamo subito così com'è la pista. Stai a destra, chicane singola, 30, sinistra 2 apre, per sinistra 4. Vai. Mi sa che non conviene fare i freni a mano qua, perché dalla brutta esperienza dell'ultima volta, per tornante sinistro 30, lascio perdere. Sinistra 3 meno, in destra 3 meno, in sinistra 6, 200. Fatta malissimo, là ho perso almeno un secondo e mezzo, ma minimo. Stai a destra, chicane singola. Devo imparare magari a fare un po' più sinistra velocemente. Ste cavolo. Sinistra 4. Di chicane. Evito di fare i freni a mano, eh. Chicane singola. 100, tieni destra, per sinistra 3, per destra 2, per sinistra 2, per destra 2 apre, 150. No. Niente penalità, eh. Destra, chicane doppia. Oh là. Non lo so se faccio bene quelle chicane là, eh. A sinistra 2 stringe, in destra 2. Cosa stringe? Per destra 2. Porca vacca. Sinistra 2, in destra 3 più, 30. Sinistra 3, in sinistra 2, 100. Sinistra 4 okay. Chiude. Allora, sinistra 4 chiude, vuol dire che qua... Per destra 3 lunga, chiude 2. Sinistra 2. Per tornante sinistro. In tornante destro. Per sinistra 5 taglia, 150. Beh, quella cosa lì l'ho fatta davvero professionista di rally. Quella curva lì mi è piaciuta un botto. Traguardo, cavolo, avanti, schiaccia giù questo acceleratore. 2.42. Vediamo un po' cosa ho fatto. Ho dato il meglio di me, ragazzi. Più di così veramente mi sa che non potevo fare. Magari qualche curva. Sesto, dai, 4 secondi e 3. E adesso circuito di Assen, ragazzi, in Olanda. Veramente un circuito stratosferico. Ed eccoci qua, cancelletto di partenza, quarta posizione per noi. Questo circuito qui è una cosa estrema. Vi ricordate l'anno scorso cosa è successo? Quando arrivo sul punto esatto magari vi verrà in mente. Ma guardate Bastianini e Bulega su quelle cavolo di moto come viaggiano. Allora, il nostro obiettivo è mettere la ruota anteriore davanti a quella di Binder, perché lui è il primo in campionato. Noi siamo secondi a 13 punti, 8 punti, non mi ricordo nemmeno più. Quindi non dobbiamo in alcun modo, qui devo rallentare molto, in alcun modo lasciarlo scappare. E questa pista qui è abbastanza incasinata. Cioè incasinata, è bella, però essendo molto veloce come tracciato è un po' un casino riuscire. Binder, che cavolo fai? Freni là? È un po' un casino, dicevo, riuscire a scappare, perché tutti si mettono proprio vicino. Cioè una lunga percorrenza, cioè, avete capito, ragazzi, quando ci sono queste gare qua è sempre un po' un casino prendere un bel margine di vantaggio per scappare. No, dove cavolo sono andato a girare là? Maledetto Binder, tu è all'interno, io ti supero così. Gas spalancato senza pudore proprio. Qui anche gas spalancato.
giù tutto, ci sono queste, questa curva adesso destra sinistra completamente gas, spalancato, qua si sono visti dei sorpassi allucinanti anche in questa curva, e adesso si arriva all'ultima curva come quella dell'anno scorso, in mezzo Valentino e Marquez, che Marquez ha lanciato fuori Valentino e lui non poteva fare nient'altro che passare sulla sabbia, e ha trasformato la sua M1 in una moto da cross. Binder è sempre là secondo a 0,650, quindi dai, più di mezzo secondo guadagnato in un paio di curve. Adesso vediamo se riesco a tenere questo ritmo per ancora un giro e mezzo quasi. Però se non sbaglio queste curve qua forse... No, nell'erba, che prendo penalità poi. No, qua rallenta. Questa è la curva bassissima da fare i 50 all'ora. Non so ragazzi se quella lì è la curva più lenta di tutto il Gran Premio. Non ne ho la più pallida idea, non vorrei dire una cavolata. Non mi ricordo se la curva più lenta di tutti i Gran Premi possibili immaginabili è questa qua di Assen. Non lo so raga, scrivetemelo voi nei commenti se in caso. E adesso dai, dalla minimappa vedo che ho un piccolo margine e me lo sono già bruciato. Eccolo là Bule, lì Romano e Binder. Appena fai un mezzo errore sono già lì tutti, cavolo, col fiato sul collo. Vabbè, qua posso uscire anche fuori così, non succede assolutamente nulla. E adesso giù tutto. Qua ragazzi, nelle qualifiche, che non mi ricordo se ve l'ho già detto, le qualifiche erano sul bagnato come al solito. Qua adesso bello che è asciutto. E in quella curva di prima dove la moto ha un po' sbandato, ha preso qualche imbarcata lì col bagnato. Era una cosa, non dico incontrollabile, però veramente vedi tutta la moto che faceva una cosa estrema da vedere, da controllare. C'era veramente... Penalità? Sì, 8 decimi. Porca vacca, porca vacca ragazzi, mega penalità. Ultimo giro. E adesso 3 decimi da Binder, quindi se finiamo così non arrivo nemmeno primo per la penalità. Devo scappare, devo assolutamente scappare, concentrarmi. No, altre penalità, 8 decimi è più che sufficiente. Porca vacca, c'è Fenati là dietro, non riesco a distaccarlo. Vediamo se qua nel guidato, sì, buonanotte, questo mi prende la scia. No, non ho una moto da cross. Per un cavolo di errore. Guardalo lì Fenati, guarda Bule, Gabinder. Alla fine, ma vi rendete conto? E invece io non demordo ancora. Queste curve veloci, queste a me piacciono. Tutti gli altri chiudono il gas, io invece no, cavolo, vai così. Ultime curve ad Assen. Ultime curve ad Assen, devo prendere 8 decimi di vantaggio rispetto agli inseguitori. Via, via, cavolo. Dai, corri, accelera, guardate la minimappa. Leggero vantaggio per noi, vediamo se riesco, vediamo se riesco. Ma dalla minimappa forse ho fatto l'impossibile alle ultime curve. Sei primo! 5 minuti anche con il tempo di gara. Giro migliore per me, 1.52.8. 5.45 con la penalità, però sono ugualmente riuscito a dare paga agli avversari. Vediamo un po' in campionato. Bistard è primo! A un punto l'ha superato Binder! Estremo! Siamo
primi in campionato con una gara allucinante. Adesso abbiamo Sara che mi dice: stai andando veramente alla grande, i tuoi risultati sono al di sopra delle aspettative del team e il morale alle stelle. Che ne dici di puntare ancora più in alto? Credo che nelle prossime gare dovremmo cercare di arrivare almeno al terzo posto. Hai capito te? Vabbè che sono arrivato primo. Prossime gare quali sono? Sachsenring e Spielberg. Attenzione in Österreich e in Deutschland. Ottimo ragazzi, quindi ci vediamo alla prossima con birra e würstel in mano. Io spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, condividete per tantissimi nuovi video. Io vi saluto, vi ringrazio appunto. Qua da Bistore è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.